Un evento speciale in una ricorrenza altrettanto speciale. Nel giorno in cui ha festeggiato i 799 anni dalla sua istituzione, l'Università Federico II di Napoli ha conferito la laurea magistrale honoris causa in geologia e geologia applicata al noto divulgatore scientifico Alberto Angela. Nell'aula magna storica della sede di Corso Umberto, il neodottore è stato introdotto dal rettore Matteo Lorito e dal direttore del Dipartimento di Scienze della Terra Vincenzo Morra. Il professore di paleontologia e paleoecologia, Pasquale Raia, ha invece tenuto la laudatio del laureando. Una mattinata da ricordare per l'Ateneo Federiciano si è conclusa proprio con la lectio magistralis di Alberto Angela, che ha parlato ad un'aula gremita in ogni ordine di posto. Io vi dico una cosa sincera, io non sono napoletano, ma mi sento a casa. Napoli è una famiglia, naturalmente, che nel tempo ha accolto persone molto diverse. Sappiamo la storia di Napoli, una storia di tante storie, negli ultimi, anzi, proprio millenni. Però ha la grande capacità di abbracciarti e di non farti sentire straniero. Questo è quello che io potrei dirvi della mia esperienza di Napoli, che è stata una grande scoperta, soprattutto mi sento a casa ogni volta che vengo qua, ed è una sensazione straordinaria. Una laurea, tra l'altro, in un settore che per me è cruciale come la geologia, in un ateneo così antico e così prestigioso, beh, certamente è come arrivare sulla Luna, insomma, è qualcosa di straordinario. E soprattutto io voglio dire, sottolineo una cosa, il calore. Non solo della gente, ma anche di chi insegna la scienza, di vedere professori, direttori, persino il magnifico rettore, li vedi come persone che sono allineate nella stessa missione della quale tu fai parte, e quindi anche questo è un bel gruppo. Devo dire che con questo, diciamo, è importante riuscire proprio a fare gruppo per riuscire poi, come dicevo prima, a trovare delle soluzioni per il futuro. Una laurea honoris causa ha sempre un valore speciale, ma quello di oggi è davvero una laurea importante che arriva in un momento importante. Oggi potremmo dire è il primo giorno dei nostri 800 anni. Abbiamo completato i nostri 799 anni, non c'era un modo migliore per iniziare che una laurea honoris causa ad Alberto Angela, uno scienziato divulgatore sempre stato molto vicino alla Federico II e soprattutto molto vicino a Napoli. Lui ha saputo interpretare Napoli, ha saputo raccontarla, riesce a sentirla e questo per noi è molto importante perché siamo un Ateneo profondamente intriso in questa città straordinaria. Alberto Angela, oltre che essere una grande personalità, è un grande amico di Napoli, è un testimone di Napoli e anche un cittadino onorario di Napoli. Quindi a noi fa molto piacere che ci sia anche questo riconoscimento accademico, perché è un modo per stringere ancora più un legame di amicizia e di vicinanza con Alberto Angela. Quindi un'occasione importante in questa fase anche significativa di rilancio della città e di nuova centralità internazionale.